Io saluto, ringrazio Edoardo Roveda che è qui per il commento post-gara. Stavo raccontando anche della fine della sfida, insomma, Enrico Bobato ha fallito il canestro, poteva significare vittoria dopo una rimonta strepitosa. Innanzitutto, derby di Calabria, vero, nonostante l'assenza di pubblico, c'erano i 100 presenti, ma si respirava aria, la partita vera, verissima, come quelle di una volta di qualche mese fa, Edoardo. Sì, sicuramente c'era un'atmosfera tesa e importante per questa partita, anche se, come hai detto tu, c'erano solo pochi presenti. E è stata una bella sfida, secondo me. Siamo andati un po' sotto, poi abbiamo dimostrato grinta, cuore, abbiamo dimostrato che siamo una squadra e abbiamo fatto una grande rimonta. Non mi viene da rammaricare niente perché comunque abbiamo tirato per vincere. Abbiamo tirato per il pareggio prima, quindi siamo stati bravi, secondo me. Dobbiamo partire sicuramente da questo. Fossi un titolista strettamente di Reggio Calabria, andrei a scrivere a testa alta perché, insomma, senza due vedine come i tuoi compagni, io ho detto due quinti di quintetto. Anche se parlavi di quintetto nella vostra squadra, siete così giovani, intercambiabili. Senza Giulio Mascherpa e Luca Sebrek non è stato così semplice. La scossa è arrivata nel terzo quarto, quando un po' tutti voi avete capito, o iniziamo a segnare pure noi, oppure Totò Genovese da solo, non basta. Sì, beh, sicuramente le assenze di Giulio e Luca sono due assenze importanti, non leghiamo, però come dicevi tu non si può parlare di quintetto visto che siamo molto intercambiabili. Ci siamo guardati in faccia nello spogliatoio e ci siamo detti ragazzi, ora dobbiamo stringerci, dobbiamo unirci, dobbiamo giocare di squadra e dobbiamo farcela perché è una partita importante, un momento importante. Secondo me l'abbiamo fatto per tutto il secondo tratto di partita. Abbiamo dimostrato delle cose molto molto positive da cui partire sicuramente e niente. È la quarta sconfitta consecutiva, è penultimo posto perché Catanzaro vi ha praticamente agganciato e sorpassato, però è indubbio dire che questa squadra è viva, cioè, nonostante le due assenze, io ho visto Gigi Rossi, non ti dico che è come una vittoria, però l'umore sembrava altissimo, penso sia lo stesso nel vostro spogliatoio, tu sei reduce proprio da lì, che ne pensi? No, penso che come dici tu, siamo usciti a testa alta e rimarremo a testa alta perché secondo me abbiamo dimostrato, anche se dopo quattro sconfitte consecutive, che siamo un gruppo vero, che siamo una squadra vera quando vogliamo e possiamo dimostrare grandi cose. Il campionato è ancora lungo perché comunque è la prima di andata, quindi ci sono molte partite, come hai detto tu ci hanno agganciato, però domenica prossima abbiamo già un altro scontro, tra virgolette, diretto, quindi dobbiamo subito passare alla prossima partita, portandoci dietro le cose molto positive che abbiamo dimostrato oggi. Tu sei un giovane, hai visto tanti giovani sia sul tuo percorso giovanile che in quello senior, ma c'è Petronella, cioè, è un qualcosa di clamoroso, cioè, sembrava una variabile impazzita, una scheggia impazzita, praticamente faceva a cazzotti in difesa e andava in attacco e scagliava delle bombe senza senso. Secondo me ne sentiremo parlare di questo ragazzo. Beh, stasera ha dimostrato di, perdonami il termine, avere le palle perché ha giocato una partita tosta in difesa, ha messo una canestro a tre, come hai detto tu, importantissimo dall'angolo alla fine degli ultimi 2 minuti, quindi ha dimostrato grandi cose. Poi per la sua giovane età, se non sbaglio, 2002, sicuramente ne sentiremo parlare. Complimenti a lui, bravo. Complimenti a te e ci vediamo prestissimo, magari dopo una vittoria perché ce n'è bisogno, dai. Sicuramente, grazie, dai.